Una buona giornata, bentrovati per la prima edizione del nostro giornale. Ancora scontri ad Hong Kong tra manifestanti e polizia. La stessa è riuscita a riprendere il controllo del distretto dei nuovi territori, chiudendo un weekend di escalation che ha toccato punte e critiche tra l'intervento di automezzi che addirittura hanno puntato le pistole contro manifestanti e giornalisti. E questo fa crescere ancora di più la irritazione da parte di Pechino, che non aveva escluso nelle settimane scorse l'uso dell'esercito, cercando di rendere meno grave quanto accadde a piazza Tiananmen per quanto riguarda quel lontano 4 giugno del 1989. Tra l'altro, la situazione rimane sempre molto tesa. La crisi politica italiana rischia di non avere uno sbocco, la trattativa tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico. Questi ultimi chiedono discontinuità, mentre i pentastellati continuano a proporre il nome dell'ex Premier Giuseppe Conte, dopo che Roberto Fico si era sfilacciato dal Toto Presidente, confermando di voler mantenere la carica di Presidente della Camera. Dunque nulla è cambiato. Oggi dovrebbe essere una giornata decisiva ed intanto il capo dello Stato attende di sapere se c'è una maggioranza in Parlamento in grado di formare un nuovo governo. Ed eccoci alla pagina sportiva, incominciamo con il basket. Ieri sera all'Hotel Crico di Cerignola, raduno del basket club in vista della stagione 2019-2020 che parte oggi con i primi allenamenti al Pala di Leo. Abbiamo sentito il tecnico della formazione giallo-blu, Beppe Bozza. Ecco quali sono propositi ed ambizioni. Il servizio. L'Hotel Greco ha ospitato domenica il raduno precampionato del Basket Club Cerignola, che per questa settimana si allenerà al Palasport Nando Di Leo, mentre dalla prossima, dal 5 settembre, ospitato nel nuovo Pala Famila. Dunque comincia una stagione entusiasmante per la squadra allenata da Beppe Mozza, che vuole cercare di vincere il secondo campionato di Villa dopo quello di Serie D della passata stagione. Non sarà facile. È confermato il 50% dell'ossatura della squadra precedente. Per Beppe Bozza adesso l'obiettivo è di fare in modo che ci si presenti in un campionato che si presenta particolarmente difficoltoso. Ascoltiamolo. Comincia una nuova stagione, questa volta in Serie C Silver. L'obiettivo vincere? L'obiettivo sicuramente è quello di fare un campionato da protagonisti e chiaramente a differenza dell'anno scorso ci troveremo in un campionato nuovo e con squadre che come noi si sono attrezzate per l'obiettivo finale e sarà diverso, insomma l'anno scorso c'era abbastanza divario a livello tecnico tra noi, un altro paio di squadre e il resto diciamo, del girone. Quest'anno invece al contrario c'è un livellamento verso l'alto e quindi sarà importante prepararsi bene tutta la stagione per poi poter arrivare nei playoff e insomma arrivare al meglio nelle condizioni fisiche e mentali per poter essere protagonisti. Poche riconferme, volti nuovi, insomma, per amalgamarvi, quanto tempo ci vorrà? Beh, poche no, abbiamo confermato diciamo un 50% della squadra e abbiamo pensato di inserire elementi che soprattutto a livello umano potessero insomma integrarsi con i vecchi, chiamiamoli vecchi. E ci troviamo comunque ad aver composto penso, una squadra che fa della voglia e della voglia di giocare insieme, sicuramente sarà una nostra caratteristica. E nulla, partiamo adesso partiremo da zero e quindi sarà una nuova avventura come sempre ogni anno e quindi sarà interessante e stimolante per tutti. Mimmo Sieno, Speciale News Web 24, Hotel Greco, Cerignola, Foggia. E per quanto riguarda invece i ritiri, oggi parte quello relativo alla Fenice Libera Virtus, che alle 17:30 si ritroverà al Paladino per cominciare la sua nuova stagione con l'obiettivo di alzare l'asticella e forse anche un qualcosa in più. Ovviamente anche questo ritiro lo seguiremo, vi proporremo servizi.
ed interviste nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Infine, in calcio, la prima giornata del campionato di Serie A a sorpresa vede il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore serbo che sta lottando contro la leucemia. A sorpresa ha lasciato l'ospedale ed è andato a Verona, tra la sorpresa generale, allenando i suoi ragazzi e chiudendo con un positivo 1-1 la sfida del Bentegodi contro il Verona. Roma invece rimontata dal Genoa 3-3, mentre primi punti per Udinese, Lazio e Brescia ai danni di un Milan inconcludente, di una Sampdoria rinunciataria e di un Cagliari che però non ha mollato. Stasera Inter-Lecce il debutto di Conte. Per quanto riguarda l'altra sfida di ieri sera, l'Atalanta in rimonta vince 3-2 sul terreno della Spalla. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento alle 13:30 con un'edizione speciale di Basket Time dedicata al ritiro del Basket Club Cirignola. Vi proporremo anche altre interviste. E poi, come sempre, con la seconda edizione del nostro giornale alle 19:30 stasera. Buona giornata e a più tardi.